Il Consiglio Comunale decisivo per il rendiconto di gestione al Comune di Chieti si terrà il 2 settembre. La data era fissata inizialmente in un'altra giornata, ma cosa è successo? Quali sono i reali motivi di questo piccolo slittamento? Ma si era pensato di celebrare il Consiglio Comunale il 22 semplicemente per accelerare i tempi. Poi invece, siccome la minoranza è molto attiva sui regolamenti, abbiamo deciso di rispettare in pieno i regolamenti, proprio per tutelare l'esercizio dei consiglieri comunali tutti, maggioranza e opposizione. Il testo unico è chiarissimo: dalla messa a disposizione dei documenti, che è avvenuto il 12, bisogna lasciare 20 giorni ai consiglieri comunali per esercitare il proprio ruolo. I 20 giorni scadono il 1 settembre e quindi noi abbiamo convocato il 2 settembre, in pieno rispetto delle prerogative anche del prefetto, le quali scadono i 20 giorni della diffida il giorno 7 settembre. Quindi confermato il 2, in seconda seduta? Seconda seduta è il 5, il 2 in prima e il secondo in 5, proprio all'interno delle due prerogative, quelle prefettizie che scadono il 7 grazie alla minoranza che non ha ritirato, purtroppo non siamo riusciti a fare la notifica a un consigliere comunale, siamo riusciti a concludere la notifica il 18, quindi 20 giorni della prefettura scadono il 7 settembre. I 20 giorni a disposizione per i consiglieri scade il 1 settembre e quindi proprio nella forchetta ideale dal 2 settembre al 7 settembre abbiamo deciso di convocare il 2 e il 5.